Questo straordinario piccolo palazzo è legato all'arte per vari motivi. Adesso si può studiare arte, si può studiare la bellezza della lingua italiana, ma in questo palazzo ha vissuto Giovan Battista Niccolini, un grande drammaturgo del passato e che comunque rappresenta anche la parte, possiamo dire, performativa. Infatti in questa scuola si studiano anche le arti della danza, per esempio. E quindi diciamo che il quadro è completo e la storia ci aiuta proprio nella collocazione fra quella che è la realtà storica e quella che è la realtà del divenire del futuro, per chi vuole continuare a studiare e a imparare qui a Firenze.